abbiamo acquistato tutto il territorio della Madonna della Grotta, non pensavamo che il punto di attenzione poi dovesse diventare la grotta, che era una spelonca, non più di questo. La curiosità poi si scatenò, soprattutto in me che avevo fatto gli studi universitari da poco e quindi mi intrigava conoscere le caratteristiche di una chiesa rupestre e presi i libri adatti per cercare le caratteristiche e se per caso questa grotta fosse catalogata in qualche modo, in qualche libro, e troviamo così un accenno di Santa Maria ad Cryptam o in cripta. Bisogna cercare qualche traccia per giustificare la storicità del luogo. Guardando un po' la composizione, ci accorgiamo che il muro di destra è un muro sovrapposto. Insomma, buttammo giù il primo muro, quello di destra, e scopriamo che c'era una pittura in alto. Venne fuori una pittura, il volto, che noi chiamavamo il volto di Cristo Pantocratore, e poi dopo è risultato dagli esperti che si tratta di un eremita giovane. E quindi scopriamo che dietro questo muro ci sono due affreschi, questo dell'eremita e poi la Imago Pietatis, che sta proprio all'angolo dell'archetto di San Corrado. Non solo, ma andando giù alla radice di questo muro troviamo che spuntavano dei tasselli colorati, cioè c'era un altro pavimento. Abbiamo tolto tutto il basolato che c'era, tutto, e scopriamo un'altra cosa straordinaria. Due tombe. Non erano mai citate, non erano conosciute, non si sapeva a che servissero. E la caratteristica di queste due tombe è che una era vuota, quella che si affaccia sulla porta. Il muro di fronte era pieno di calcinacci, era stato tutto imbiancato. E mentre con il piccone cercavamo di liberare questo muro, venne fuori una scaglia di una pittura che stava più profondamente. Mi sono messo e piano piano ho tolto tutti gli strati che c'erano e cominciò a venire fuori un volto e poi delle braccia e poi pensavamo che fosse la Madonna. Invece poi nel tempo abbiamo capito che faceva parte di un mosaico, più che mosaico, di una pittura che prendeva tutta la parete ed era la scena del compianto. Quei due personaggi rappresentavano Maria Maddalena e l'altra Maria. Maria Maddalena è riconoscibile per le braccia alzate e dire hanno ucciso il figlio di Dio, ed era vestita con i colori classici di cui parla anche Agostino, per indicare il personaggio di Maddalena, con il colore blu e il colore rosso, l'amore umano e l'amore divino. Io sono convinto che effettivamente il luogo può dare molto alle nuove generazioni e l'esperienza concreta che possiamo citare già come qualcosa che avviene e quindi è un invito anche a tanti altri giovani che potrebbero affacciarsi in questo luogo è quello di trovare un luogo dove respirare un clima di molta serenità, di molta pace, di molta libertà e di grande percezione della natura che circonda questo luogo e del silenzio che viene a realizzarsi. Thank you.
chiesa rupestre. Amo guardare il cielo, nelle ore di luce e di buio. Aderisco all'azzurro e al verde che si imperla, di rugiada che albeggia, di brina che tramonta. Ti ho scoperta un giorno, torre merlata che richiama. Si mostra, invita, si cela. Sfioro leggermente l'ondeggiare dell'erba e dei silenzi. Fanciulla vestita di innocenza, ti incontro prima della fioritura. Nella vallata mi incastro, d'amore per la terra, per le chiome, le radici, le foglie, i fiori. Per gli amici, gli esclusi, i dimenticati, in questo incavo che accoglie, l'universo danza, presente, passato, futuro. Si odono segrete melodie di vita, mentre poso l'orecchio al tronco rugoso, come mantice respiro. Musica dei cieli e parole di profonda fraternità. Sarò giovane messaggera nelle opacità del mondo, di tutto ciò che nasce. Sussurri di nuovi sogni.